Buona parte del mio lavoro è realizzato con le tecniche dell'incisione. Le tecniche dell'incisione le uso in maniera, chiamiamola sperimentale, poi tutto può essere sperimentale o tutto può essere stato fatto o da rifare. Le uso soprattutto tenendo conto che siamo nel 2015 e non possiamo certo fare quelle tecniche pedanti, tanto minuziose, tanto lente di riproduzione di un bozzetto perfettamente eseguito. È una cosa che non condivido, che non mi interessa. Mi interessa invece il rapporto diretto, il rapporto fisico con i materiali che vado a modificare attraverso queste tecniche. Uso moltissimo la tecnica del carborundum sul PVC per la sua matericità. Si tratta quindi di mescolare questa polvere, che è una polvere di silice particolarmente dura e praticamente quella che si utilizza per affilare i coltelli. Questa polvere di silice impastata con delle vernici che hanno un potere collante, la spalmo, la metto con pennellate sulle lastre di PVC o di metallo e una volta, gli do una forma chiaramente, una volta che è asciutta può essere inchiostrata con il colore che si vuole e stampata. Con questa tecnica, ma non solo con questa tecnica, è stata realizzata poi l'opera finale, perché ciò che abbiamo visto in effetti si riferisce ad un modulo di questa opera, che sono 9 moduli e compongono un'unica opera, ma si riferisce alla prima fase, perché su quella stampa poi sono state sommate altri momenti di stampa. Quest'opera fa parte di... è un modulo praticamente, non è un'opera a sé stante, è un modulo che fa parte di un'opera di 9 pezzi. Questa è stata... l'ho realizzata per Toledo nel 2010. E le tecniche presenti sono quelle che poi uso ancora attualmente in tutte le altre opere, solo che nelle altre opere c'è sempre una parte, o quasi sempre, una buona parte anche di pittura, pastello, monotipo, che qui non c'è. Queste sono tecniche di incisione e stampa. Fa parte di tutto il lavoro sulle mappe. E le mappe sono i percorsi che sono percorsi mentali, sono percorsi nel tempo, nella memoria, ma sono anche mappe reali di lastre che sono state lavorate, raschiate, portata via quella che era l'immagine originale e quindi su quei segni, su quelle sedimentazioni, su quelle tracce del tempo e quindi che diventano anche memoria, lavorare ancora e quindi fare queste mappe. E una delle ultime opere è realizzata con le tecniche che abbiamo visto, quindi ancora una volta il carborundum, però con una buona parte di pittura. È stampata e lavorata su una tela senza imprimitura. Non ha ancora un nome, ma appartiene sempre a tutta la ricerca che continuo a fare sul tempo, sulla memoria e anche sullo spazio. Ha una parte ancora da terminare, perché questo andrebbe cucito, anzi va cucito. E poi mi piace sottolineare delle cose, cioè quando io lavoro sono sempre pronta ad accogliere l'imprevisto, diciamo anzi che l'imprevisto fa parte del lavoro, perché poi su quello si può andare, si può lavorare. Queste pieghe, che potrebbero sembrare, diciamo, come mai stampando hai fatto queste pieghe, ma non ti sei resa conto? No, io sapevo che sarebbero venute, non sapevo esattamente dove, ma è un valore aggiunto. È una vibrazione in più, è una storia in più, perché tutte le opere, tutti i lavori raccontano delle storie. Tutti gli artisti raccontano storie, le raccontiamo con i segni, le raccontiamo con una figurazione riconoscibile, le raccontiamo con i colori, ma raccontiamo storie. E molte volte raccontiamo anche una storia che forse potrebbe essere la stessa, che ogni volta prende delle sfumature diverse, delle aggiunte differenti.